Ancora un festival del gol al Santa Lucia di Borgia, questa volta finisce 4-4 tra la squadra di casa ed il Taverna. Una partita davvero di altri tempi, perché la squadra di Mister Follino si trovava in svantaggio per 4-2 e poi è riuscita proprio in finale a recuperare lo svantaggio. E possiamo dire che proprio nei minuti conclusivi sia l'una che l'altra potevano addirittura portarsi sul 5-4. Mister Follino, io guardandolo da fuori non pensavo più che la sua squadra riuscisse a raccogliere questo pareggio. No, io ci speravo perché era una partita come dicevo di altri tempi, c'erano state tante occasioni, tanti errori secondo me sia da parte nostra che da parte loro, noi abbiamo preso 4 gol su 4 palle inattive mi sembra, dovevamo stare più attenti, poi da parte sua anche loro hanno avuto delle disattenzioni e io ci speravo pure alla fine, la potevamo vincere tutte e due, quindi abbiamo avuto l'occasione una loro, noi una clamorosa alla fine, però devo dire la verità, io la mia squadra gli imputo solo il fatto che potevamo gestire alla meglio perché abbiamo sbagliato troppo, soprattutto dietro abbiamo concesso tanto. E questo sta succedendo non solo in questa partita ma in tutto il campionato, mister, perché anche in Coppa Calabria vincete fuori casa, poi perdete la qualificazione in casa, perdete in casa con Real Mineto, andate a vincere magari in campo esterno. Che cosa sta succedendo a questo Taverna quest'anno? Quest'anno di testa è una squadra psicologicamente molto, molto giù, è una squadra che... ma tutti, secondo me i più rappresentativi stanno un po', non stanno trascinando gli altri, quindi è una squadra che in 2 minuti facciamo 2 gol, poi ne prendiamo 3-4 senza che gli avversari mai ci mettono sotto dal punto di vista del gioco, però devo dire quest'anno è partito così e penso che finirà così perché e oggi era l'occasione giusta perché un pareggio a Borgia non è che è da buttare, però sinceramente se noi riusciremo a vincere oggi potevamo metterci bene, poi il Borgia giustamente sappiamo che davanti è forte, noi davanti siamo forti pure, le difese hanno concesso un po' troppo di risultato che ci può stare. Un po' di animi tesi nelle file del Borgia per questo pareggio, purtroppo perso, questi punti persi all'ultimo minuto. Sergio Mercuri, il portiere del Borgia, molto nervoso, sei stato molto nervoso, probabilmente avete contestato anche il gol del 4-4, vedremo stasera le immagini se c'era o non c'era il fuorigioco, però fatto sta che da un 4-2 avete voi perso un pochettino anche l'occasione, dobbiamo essere onesti nel riconoscerlo. Allora, tralasciando il fatto che abbiamo sul terzo gol e anche sul quarto non siamo stati molto attenti, però ormai è diventata una cosa, un CD, sempre la stessa cosa. Ogni partita, non voglio contestare il fuorigioco perché secondo me c'era o non c'era, però la punizione prima, secondo me, ha allargato le gambe, si è buttata a terra. Per quanto riguarda la partita abbiamo giocato bene, a parte qualche disattenzione. E ripeto, ormai vorrei fare un annuncio alla Lega, gentilmente ci mandasse gli arbitri adeguati, perché siamo stufi, siamo proprio stufi.